Tutto in diretta. Pronto? E Savastano? Sì. Buonasera. Vogliamo parlare con Gennarino Savastano. Lei chi è? Noi siamo della trasmissione finale Chi l'ha visto? E volevamo parlare appunto con il signor Savastano. È in casa? La trasmissione Chi l'ha visto? Quando parla con Gennarino Savastano. Ed ecco qualcuno. Ci ha messo addirittura in attesa. Ragazzi, secondo me è il numero giusto. Vediamo, proviamoci. Probabilmente. Pronto? Buonasera, Savastano? Sì. Gennarino, Gennaro? Sì. Gennaro, detto Gennarino? No. Ah, guardi, signor Savastano, ci permettevamo di disturbarla in quanto noi siamo alla ricerca del fratello di Parascandalo. Parascandalo, ma non lo conosco. Insomma, stiamo indagando. Volevamo sapere solo qualcosa di molto importante e qualche fonte ci dice che lei ci può aiutare. Al momento della scomparsa, indossava un fiore in mano in stile signorini? Ma chi? Parascandalo. Ma non lo conosco. Un attimo solo che le passo il collega. Collega, parli. Grazie, lei con Savastano, faccia capire la gravità della cosa. Sì. Buonasera, signor Savastano. Sì. La redazione. Allora, volevamo chiederle una domanda importante. Al momento della scomparsa, questo signore aveva una bandiera dell'Italia con sé? Ma è uno scherzo, mi scusi. No, assolutamente scherzo, no. Noi abbiamo. Senta, ma se io non lo conosco. Mi scusi se la interrompo, una sola domanda. Al momento della scomparsa, per caso aveva i peli delle orecchie molto, diciamo, lunghi che si intravedevano? Ah, ma per caso la trasmissione Kiss Napoli, no? Signor Savastano, un applauso al signor Savastano! Lei ci ha sgamati! Sì. Signor Savastano, come sta? Bene, grazie. Guardi, quindi lei ci ascolta? E certo, perciò mi sono subito accorto che non poteva essere nella trasmissione di Chi l'ha visto. E questo è un grande piacere, i tappi la salutano, signor Savastano. Un solo, signor Savastano? Signor Savastano? Un attimo, un'ultima informazione, ma al momento della scomparsa aveva anche una radio con sé? Caduta la linea. Ciao Savastano! Che dire, ragazzi, neanche oggi abbiamo trovato il fratello di Parascandalo, ci riproveremo, però abbiamo insomma trovato un altro dei nostri radioascoltatori. Tra un poco non potremo chiamare più a casa di nessuno. Questa cosa ci fa solo piacere. Assolutamente sì, tra pochissimo il Chiazzollese, a seguire Shaggy! Chiazzollese in verde!